Per me è un grandissimo piacere questa sera avere accanto a Carmine Abate. Con Carmine stiamo facendo un percorso artistico e di vita insieme negli ultimi anni. Lui presenta i suoi romanzi e io faccio le mie musiche. Lui ha scritto moltissimo sulla nostra terra, sulle tematiche del sud, sull'immigrazione, sull'impegno civile. Adesso ultimamente con l'ultimo romanzo sulla memoria collettiva, la memoria degli anni 70. Sullo sfruttamento degli operai, sui veleni della Montecatini. Quindi Carmine Abate per me è uno scrittore della nostra terra che sa parlare con la sua peculiarità un linguaggio universale che arriva a tutti quanti. I suoi libri famosissimi, hanno vinto tantissimi premi prestigiosi, dal Campiello al Premio Napoli, al Primo Europeo ultimamente e tanti altri che adesso qui dimentico certamente. Ma lui riesce appunto a parlando del mondo Arbres, del mondo della Calabria, del mondo dell'immigrazione, riesce a parlare a tutte le persone, perché qui sta veramente il significato, il concetto dell'arte, quando l'arte con il proprio peculiare riesce ad arrivare a tutti quanti e in tutti i contesti mondiali. Con Carmine stiamo facendo insieme un progetto che si chiama Reading di letteratura e musica, basato sull'ultimo romanzo suo, Gli anni veloci, e questa sera lui leggerò alcune pagine e faremo due piccolissime cose, perché il progetto artistico è più complesso e articolato, con sei musicisti, un progetto così ben definito in un percorso che c'è un inizio e una fine, appunto come i tempi di uno spettacolo vero e proprio. Vi passo Carmine Abate, che abbiamo chiesto ad incontrare i giovani di tutto il mondo che sono accanto, e per noi è un motivo di grande orgoglio avere questa presenza cosmopolita nel nostro piccolo centro. E veramente siamo grati a lui perché di buon cuore ha accettato questo incontro per parlare a tutti voi del proprio sentire, del proprio scrivere e delle proprie ispirazioni.